fuori da qui. Questo laboratorio è off limits per voi. Anch'io sono felice di vederti, dottoressa Colvin. Cosa? Aspetta un attimo. Io ti conosco. Tu sei quello della sicurezza di Sarif. Hai fatto proprio un bel lavoro. Ehi, attenta a come parli. Ci ho quasi lasciato la pelle per salvarvi. Oh, e adesso sei qui per riportarmi indietro. Beh, forse io non voglio venire. Forse qui ho più di quanto abbia mai avuto alle Sarif. Pensi che Vasily Shevchenko sarebbe d'accordo con te? L'hanno ammazzato e hanno gettato il suo cadavere ai topi. Non è vero! Sai che lo è. A meno che questi assassini non ti abbiano fatto il lavaggio del cervello per farti costruire i loro giocattoli. Non sono giocattoli. Si trattava di un aggiornamento software per limitare le funzionalità di un biochip. Per il controllo della folla, così mi hanno detto. Vasily è morto. Hai visto il corpo? Ciò che ne era rimasto. Oh mio Dio, avrei dovuto dargli retta. Devo trovare il resto della squadra, dottoressa Colvin, ma il GPS della dottoressa Reed non è online. Perché è nella zona isolata. Là ci sono guardie dappertutto. Allora devo riuscire a far allontanare le guardie con un diversivo. Un incidente in laboratorio? Che cosa ne dici? Dopo quello che quei bastardi hanno fatto a Vasily, sì, certo. Ma un piccolo incidente in questo laboratorio non sarà abbastanza. No, ma se succedesse anche in altri due laboratori, contemporaneamente. Declan ed Eric. Ma certo. Buona idea, Jensen. Rischiosa, ma può funzionare. La chiave sarà il tempismo. Io coordinerò l'attacco. Ma voglio che tu sappia che le cose potrebbero anche andare male. Jensen, non vorrei sembrare una disfattista, ma potremmo avere un altro problema. Loro tracciano i vostri segnali GPS. Mi chiedo come possiamo aggirare questo ostacolo. Sei in gamba, come Vasily. Lui aveva un piano per disattivare i loro protocolli di tracciamento e disturbo tramite un virus. Forse Declan o Eric ne sanno di più a riguardo. Dottoressa Colvin, devo essere certo di potermi fidare di te. Sembravi piuttosto felice di stare qui finché non ti ho detto del dottor Shevchenko. Sono qui da 6 mesi, Jensen. Forse per te non sono tanti, ma quanto pensi che si possa vivere in un clima di paura costante? Quando ci hanno tolto dall'isolamento, ho cercato di concentrarmi sul lavoro. È stato così per tutti? No, per Vasily no. E forse neanche per Declan, ma il lavoro che svolgiamo qui, le discussioni e le teorie. Pensavo che i progetti delle Sarif fossero avanzati, ma gli esperimenti che ho visto qui, la DARPA farebbe carte false per metterci le mani sopra. E qui non c'è nemmeno il governo a indirizzare le ricerche. Immagino che per te io sia la classica scienziata fanatica, Jensen? Pronta a tutto pur di ottenere risultati. Chi se ne frega di chi paga il conto o di come si raggiungono le scoperte? Alla fine ognuno deve rispondere alla propria coscienza, dottoressa Colvin. Hai ragione, certo. Ma dimmi, le cose a Detroit erano così diverse secondo te? Sapevamo tutti da dove arrivavano i nostri contratti, o no? Vuoi sapere se puoi fidarti di me? Puoi farlo. Ma cerca di vedere le cose in modo obiettivo. Non ho ancora localizzato Eric e Cos, dottoressa Colvin. Sai dove lo tengono? Lavora in un laboratorio al terzo piano. C'è un ascensore che potrebbe portarti là. Però si trova al secondo piano e ho sentito dalle guardie che l'accesso a quel livello è stato bloccato. Però immagino che con i tuoi innesti neurali riuscirai a trovare un modo per entrare. Sembra che il dottor Faherty non lavori in questo edificio. Hai idea di dove possa essere? Credo che sia nel laboratorio biomeccanico, qui accanto.
ma non dovrai uscire per raggiungerlo. C'è un passaggio che collega le due strutture. Forse lo potrai utilizzare. Ok, aspetta il mio segnale, Colville. Quando sentirai vibrare il tuo GPS, fai scattare il diversivo. Ho capito. Senti, mi dispiace per quello che ti ho detto prima. Accesso consentito. Accesso negato.
Rumore di guai! Forse ho un contatto più. Là, fermo! Ehi, se c'è qualcuno, meglio se vieni fuori. Sembra un'altra caccia ai fantasmi.
Che cos'era quel rumore? Fermo, ti ho visto! C'è qualcuno, meglio se vieni fuori. Sembra un'altra caccia ai fantasmi. Fermo, prendiamolo!
Accesso negato. Non sembri uno dei normali agenti della sicurezza. Ti hanno chiamato per occuparti dei trafficanti. So che hanno già provato a entrare nel ranch. Che volete? Vi ho detto che non voglio che entriate qui. Non vi è bastato il progetto del nuovo biochip? Dottor Cos,
Sono qui per portarti in salvo. Jensen, Terry Sarif. Ma ci avevano detto che eravamo spacciati. Non proprio. Ascoltami, Jensen. Mi hanno costretto a lavorare per loro. Io non volevo creare il nuovo biochip, specie considerato che è basato sulle ricerche di Sarif, ma non mi hanno lasciato scelta. Nessuno dubita della tua lealtà, Cos. Sai che cosa hanno intenzione di fare con il nuovo biochip? Hanno parlato di produzione in serie da parte della Tai Young Medical e di distribuzione tramite la LIMB, ma non ne sono sicuro. Va tutto bene, sono qui per riportarvi tutti a casa. Ma per arrivare a Megan ho bisogno che tu, Colvin e Faerty provochiate degli incidenti come diversivo, contemporaneamente. Ma non è troppo rischioso? E poi come faremo a coordinare questi incidenti? Non è possibile. Forse no. Ma o ci proviamo, o restate qui e fate la fine del dottor Serchenko. Lo hanno ucciso, vero? Lui continuava a provocarli, scogitava dei folli progetti di fuga. Ora ci tengono sempre separati il più possibile. E va bene, Jensen, sono con te. Qual è la nostra prossima mossa? Dobbiamo disattivare il loro tracciatore GPS. So che il dottor Serchenko stava lavorando su una cosa del genere. Sì, un virus. Abbiamo pensato che fosse una cosa troppo rischiosa, visto che non avevamo un piano. Però il programma non è in mio possesso. Dovresti chiedere a Nia o Declan. Dottor Cos, il biochip di cui parlavi era basato sugli studi della Sarif? Sì, credo di sì. All'inizio pensavo fossero solo delle ricerche sullo stesso soggetto, ma ho lavorato così a lungo con la dottoressa Reed che so riconoscere il suo operato. Per non dire che ho lavorato su qualcosa di simile anche a Detroit. E questo ti ha reso inestimabile. Fino a un certo punto. Probabilmente questo ha aiutato tutti noi a restare vivi. Ma dopo il dottor Serchenko, credo che siamo tutti sacrificabili, con l'eccezione della dottoressa Reed, immagino. Cosa te lo fa pensare? Probabilmente è solo una mia sensazione. A Detroit ci eravamo resi conto di essere a un passo da una grande scoperta. E qui, sembra che tutti vedano la sua ricerca come qualcosa di fondamentale. Questo spiegherebbe perché la tengono in una zona protetta. Può essere, ma sono felice di tornare a casa, anche se faccio fatica a crederci. Declan, giusto. Dottor Cos, ha idea di dove lo tengano prigioniero? Sì, forse sì. Ho sentito delle guardie. Credo che stia lavorando nel sotterraneo del laboratorio biomeccanico. Però non ne sono sicuro. Ok, tu aspetta qui, Cos. Quando sentirai una vibrazione nel tuo GPS, metti in moto il diversivo. Quello sarà il segnale. Va bene. Buona fortuna, Jensen. E fai in fretta. Thank you.
nemico! Che diavolo è quello? Rinfodera quell'arma.
gioco. Vicino al punto d'origine del disturbo. Thank you.
Accesso consentito. Thank you.
Accesso consentito. Accesso consentito.